l'angolo, ma recupera bene Viaggianti. Mascara di prima, molto bravo a cercare Baiocco, ma molto bravo anche Cavani al servizio della squadra. Lo deve fare perché era fuori Simplicio, Balzaretti sempre molto alto su questa fascia, qualcuno doveva, come adesso Cavani che riparte l'azione, uno in meno, spirito di sacrificio, molto bravo. Simplicio, Balzaretti, ancora Simplicio, c'è libero Migliaccio, tocca un po' al limite per Cavani che non riesce infatti a controllare il pallone. La rimessa laterale allora per il Catania, Edison Cavani della prima parte del campionato, segnato di più Miccoli, poi i gol di Cavani per la causa del Palermo, 8 gol per Miccoli e Cavani, 16 in totale. Popo, lancio lungo da parte di Amelia, Silvestre, Carboni, Mascara per Baiocco, difende il pallone, poi va giù. La spinta di Migliaccio, calcio di punizione ancora per il Catania. Mezz'ora di gioco, Palermo 0, Catania 1, decide il gol al 14° di Ledesma. A turno si inseriscono tutti, reprendo molto bene Viaggianti, Baiocco ha aspettato un attimo, forse paura del fuorigioco, è riuscito a ottenere una punizione importante, era raddoppiato, addirittura triplicata la marcatura su Baiocco. Ledesma, Capuano, dentro per Morimoto, Chierra, Carboni alla caccia del pallone. Potenza, si sgancia Mascara, si fa vedere ma sbaglia Potenza, regala il pallone a Simplicio, c'è lo spazio per Liverani, può ripartire, il tocco ravvicinato ancora per Simplicio, contropiede del Palermo in inferiorità, però può far male lo stesso. Attenzione Miccoli, al centro c'è Cavani, Miccoli cerca spazio per andare fino in fondo, Miccoli supera Potenza, mette dentro, attenzione al mucchio, Cavani, poi Liverani alle stelle. Gli errori si pagano perché Potenza aveva lo scorrimento di palla, ha cercato un dribbling, bravo Simplicio a fare la ripartenza e Miccoli uno contro uno è bravissimo ad andare in area, temporeggia in questo caso, non può fare fallo a Potenza, la palla dietro invitante, quando arriva il tiro di Verani, corpo all'indietro, vedi arriva con il passo lungo, palla alta, però il Palermo in questo caso con le ripartenze può essere pericoloso. Venerdì 27 febbraio in serata è nata la secondogenita per il capitano del Palermo, è nata Lucrezia dopo Mattia. E quindi congratulazioni a lui, un gol in questo derby avrebbe già una dedica pronta, poteva essere la grande chance, pallone però colpito male, è andato alle stelle, attenzione a Cavani, limite, vuole andare da solo in area di rigore, viene fermato, non è finita però Balzaretti, prova col destro, deviazione di Ledesma, calcio d'angolo, Palermo che comunque non sta sentendo, almeno per ora, l'inferiorità numerica. Sì. Miccoli. Ancora Miccoli, Liverani di prima, trova Balzaretti, al volo dentro, mucchio in area di rigore, Migliaccio, Simplicio col destro, deve allontanare il Catania, Capuano, ancora Migliaccio, qui sbaglia tutto Capuano secondo me, doveva allontanare il pallone e invece ricorre al fallo, rigore. Calcio di rigore, calcio di rigore, calcio di rigore secondo il guardalinee, perché Rosetti non aveva capito. Vediamo benissimo cosa era successo. Vediamo. È la spinta in area. È spinta in area, sì. Si è dato fallo, il segnaline ha visto, anzi no, ha cambiato idea. Calcio di punizione, dice Rosetti. Qui è successo qualcosa di difficile comprensione. È ammonito Bresciano. Innanzitutto viene ammonito Migliaccio. Migliaccio, scusa, Bresciano è espulso. Per le proteste, cerchiamo di capire quello che è successo. Beh, qui si dà il fallo, Riccardo. Qui va fuori aria, ma il fallo l'ha fatto prima. Infatti aveva dato aveva fatto cenno del rigore Rosetti, poi non so se è andato. Oddio, di nuovo diciamo subito una cosa, visto adesso il contatto non mi sembrava proprio da calcio di rigore, no ma se c'è una volta fischiato è rigore, rigore perché, esatto. Perché inizia almeno un paio di metri prima della linea, il invece contatto tra i due, e invece si riparte direi in modo strano, molto diplomatico, sì, con un calcio di punizione dal limite in favore del Palermo. Pronto alla battuta Fabio Liverani, prima di questa partita 1210 passaggi riusciti, più di tutti i calciatori della Serie A. Guardate il mucchio in area, Liverani mette dentro con i pugni bizzarri, ci prova poi Cassani senza troppa convinzione, pallone che termina lontano. Comunque buonissima reazione del Palermo perché ha avuto due occasioni anche prima, poi su questo fallo, non fallo, rigore o fuori area, il Palermo ha fatto una buonissima azione sempre sulla fascia sinistra dove arrivano spesso al cross e qui vedi, perde palla Capuano, rimpallo, sicuramente non c'è niente qua.
no, il fallo, no, però se dai diciamo così, la punizione, in questo caso il fallo, se c'è, come aveva rivelato il guardialine, inizia dentro l'area. Allora possiamo dire una cosa, dopo questa azione però Balzaretti tiene il pallone in campo, attenzione, va via Balzaretti, lascia partire il cross, nessuno arriva dall'altra parte, Capuano che in quell'occasione poteva liberare, spazzare l'area di rigore, invece si è andato a complicare la vita. Poi dalle immagini abbiamo visto che effettivamente non c'era il fallo su Migliaccio, così come non c'è il fallo adesso secondo Rosetti. Riparte l'azione del Catania, Bagliocco in contropiede, attenzione, Morimoto si fa vedere, occhio ai tagli del giapponese, Morimoto per Ledesma, tocco largo dalle parti di Capuano, Cassani su di lui, Viaggianti, i fischi del Barbera, Viaggianti, Carboni, attaccato da Simplicio, Capuano, punta Cassani, bravo a non farsi sorprendere, riparte Migliaccio, Cavani, non c'è un attimo di tregua, ancora Cassani, Liverani, gira per Popo, può avanzare il Palermo, 35esimo, 10 al termine di un primo tempo davvero molto bello, grande agonismo, grandi emozioni allo stadio Barbera. Ledesma con il petto, Carboni, Bagliocco, pronto allo scatto Morimoto, fuori gioco però, Morimoto non va sul pallone, si ripartirà da Amelia. È qui che magari il Catania si perde, perché fino a... Rivediamo ancora, allora qui a mio avviso il non fallo c'è, non c'è. Il però fallo se non c'è fallo, se fischi è dentro. Però a quel punto vediamola nel modo, nel sì, modo forse giusto. Forse ha fatto la compensazione. Allora, no, vediamola nel modo giusto, se avesse fischiato fallo da rigore sarebbe stato dato, un errore. Cenno, È vero, è vero, è vero. Fortunatamente è stata cambiata idea, perché sarebbe stato un errore doppio, sì, molto esatto. Più grave. A quel punto, insomma, il male minore è stato questo calcio di punizione dal limite che non è andato a danneggiare il Catania. Lo capiranno anche gli amici palermitani, perché viste le immagini effettivamente non c'era niente. Sarebbe stato molto dare quel rigore in favore del Palermo. Giovanni Guardalà da bordo campo. Giovanni. Allora Zenga ha cambiato, ha spostato Bagliocco sul centro destra e ha messo in mezzo Ledesma per la marcatura di Liverani, anche perché comunque spesso Ballardini ha chiesto a Simplicio e Liverani di invertirsi, quindi a volte uno sta a centrocampo e l'altro fa il trequartista, e ovviamente qui Carboni e Ledesma si dovranno scambiare le marcature. Secondo Zenga evidentemente adesso Ledesma ha il passo più giusto per occuparsi di Liverani rispetto a Bagliocco. Liverani che serve Simplicio, carica il destro, controlla con lo sguardo senza problemi Albano Pizzarri. Infatti vedi Riccardo, sia Liverani che Simplicio cercano di creare superiorità numerica, hanno le capacità di saltare l'uomo e arrivare al tiro, non trova la porta Simplicio, ma l'idea è buona, lui ce l'ha questo colpo, forse voleva metterlo a girare sul palo più lontano, ha cercato il primo, Pizzarri è lasciato andare fuori. Continua intanto il momento no del Milan, Sampdoria 1 Milan 0, intanto Popo lancia in profondità, chiude Potenza, Bagliocco, ancora Potenza, Carboni in profondità, sì. Attenzione Morimoto, posizione regolare, Morimoto 2-0, 37esimo, Morimoto. E qui gli ha preso il tempo sul filo del fuorigioco, era andato in fuorigioco 3 volte, ma qui ha aspettato sul filo, proprio sulla linea dei difensori, che in questo caso rimane dietro, vedi Balzaretti non si alza come gli altri due, è regolare. La palla non arriva, non stoppa benissimo, cerca Cassani di intervenire, il sinistro raso terra a incrociare, non è perfetto, lo tocca Amelia, ma quel tanto che riesce ancora ad andare in gol, 2-0, è il Catania quando riparte queste ripartenze, se non lo fai bene il fuorigioco va in crisi. Quarto gol in campionato, sceglie sempre appuntamenti importanti, doppietta alla Roma, un gol alla Juve e adesso la rete nel derby contro il Palermo. Un gol molto pesante alla fine del primo tempo, dopo che il Palermo aveva sì subito con Ledesma, oltre che l'espulsione di Bresciano, però aveva dimostrato di saper reagire ed era stato almeno un paio di volte pericoloso dalle parti di Bizzarri. Ora sono 2 i gol da recuperare. Beh, Morimoto sul primo gol ha fatto un assist, un movimento eccezionale, qui la ripartenza sul filo fuori gioco e il gol. Beh, un attaccante veramente da... migliorato molto. Attenzione. Attenzione Cavani, tutto regolare, Pizzarri si oppone, non poteva calciare di sinistro, il destro troppo centrale, il portiere copre benissimo il suo palo e respinge con precisione, ma bella partita sudamericana, Antonio, mi viene da dire,
per i tanti sudamericani in campo. Occhio intanto a Ledesma, arriva bene Capuano, possibilità per il Catania, pallone che se arriva a Potenza poteva essere una grande chance. Chiude bene il Palermo stavolta e riparte con Liberani. Dicevo, partita sudamericana un po' per lo stadio, un po' per la carta in campo, insomma, ricordano e ricorda un derby sudamericano, e ovviamente anche per i tanti argentini presenti nel Catania, per Fabio Simplicio brasiliano, Cavani uruguaiano. Ha un sapore davvero sudamericano questo derby tra Palermo e Catania. Attenzione Cavani, eccolo Simplicio, limite dell'area, cerca spazio, viene chiuso. Catania che vuole ripartire, allora Mascara, dribbling, Bovolo tira giù, calcio di punizione, 6 minuti alla fine del primo tempo. Ci sono spazi, però il Catania interpreterà molto bene perché si racchiude, si ricompatta con 7-8 giocatori, lascia poi Mascara, Morimoto, e dall'altra parte attacca sempre Capuano e i centrocampisti. Prima l'azione di Biagianti che si è inserito molto bene, dicevi bene tu, Potenza era dietro ma è intervenuto molto bene Kier. D'altronde il Palermo spinge, vuole recuperare la partita e gli spazi ci sono, e fisicamente il Catania sta molto molto bene quando riparte. Lascia sfilare Balzaretti, si riparte allora da Marco Ameli, andiamo da Giovanni Guardala. Giovanni. Sì, perché ci sono problemi per due giocatori del Catania, uno è Morimoto che si è fatto male in occasione del gol del 2-0 e l'altro è Stovini, quindi per precauzione Zenga sta facendo scaldare sia Paolucci che Silvestri. Morimoto forse quando ha calciato, non so se ha sentito un dolore a livello muscolare o nello scatto proprio per andare in profondità, però ha fatto due bellissime cose. Liberani. Trova Miccoli, Miccoli, Miccoli col sinistro, la chiusura di Silvestri, molto bravo. Ancora Miccoli però, tra due avversari, Balzaretti, non si arrende il Palermo, di testa allontana Stovini, pallone che resta lì, prova Miccoli ad agganciarlo, arriva Balzaretti, grande confusione, un rimpallo favorisce l'intervento di Bovo, che però non riesce a controllare. La rimessa laterale sarà per il Catania. Però non demorde il Palermo, mi piace questo atteggiamento, che è un derby, sì, anche se sotto 2-0 gioca sempre palla a terra, riesce ad arrivare con i fraseggi. Bravo Miccoli che si è portato su un sinistro, non ha calciato forte, gli è rimasta un po' strozzata, anche perché i difensori del Palermo non entrano subito ma nel momento proprio quando calcia l'attaccante. Rimessa laterale per il Catania, la battuta di Potenza, salta Migliaccio con grande determinazione, la rimessa in gioco è però ancora per il Catania, pronto Potenza alla battuta, ancora lungo il suo pallone a cercare Baiocco, c'è Bovo, può servire Amelia che va un po' in difficoltà, eccolo il tocco per Amelia che è costretto a spazzare, spirgola il pallone, la rimessa laterale sarà per il Catania. Doveva dargliela prima, Morimoto si stava andando ma aveva il tempo prima di dargliela, poi dopo pressato tutte e due, d'altronde con il sinistro non è il suo piede di Amelia, ha fatto quello che poteva. Baiocco, Mascara, lancio dentro a cercare Biagianti, di testa come sempre Migliaccio, adesso Capuano. Grande giocata di Capuano che prima si libera di Cavani con un pallonetto, poi dribbla Migliaccio che è vicino all'arbitro Rosetti. Migliaccio già ammonito, ricordiamolo, deve stare attento, calcio di punizione in favore del Catania. Migliaccio che peraltro era diffidato e che quindi salterà la gara di Firenze domenica prossima contro la Fiorentina. Cavani, Baiocco, anzi Carboni prima di lui, Stovini, Bovo, Balzaretti, ancora Bovo, Cassani, Chierra. Lo vedi Riccardo, anche in fase di non possesso il Catania, nonostante un uomo in più, anche gli attaccanti fanno azione di contenimento, si ricompattono tutti dietro la posizione a palla, lo stesso Morimoto, poi ripeto hanno gambe per ripartire, come in questo caso recuperano palla. Fallo di Fabio Liberani, calcio di punizione in favore del Catania, pronto alla battuta Baiocco, Stovini, Capuano, Morimoto non può arrivare, c'è Kier, lancio in profondità a cercare Cavani, di testa Stovini, rimessa laterale in favore del Palermo, 2 minuti alla fine del primo tempo. Simplicio per Cassani, avanza Bovo, Balzaretti, Miccoli cerca spazio, allarga ancora per Cassani, occhio al suo destro, lo prova Cassani, non colpisce bene però,
non c'è neanche deviazione, si ripartirà con Bizzarri. Sì, se perdeva palla era pericoloso perché attaccava anche Balzaretti da questa parte, tutti e due terzini, e si era inserito tutti, anche Simplicio, lo stesso Cavalli.